dialogo previsto tra Pierre Tournemire, qui a destra, e Pierre Galland e Carlo Flamini sulla laicità in Francia, Belgio e Italia, subisce una modifica. Pierre Galland è tornato in Belgio ieri per un decesso in famiglia. E Maryse Parer, qui a destra, leggerà una parte della relazione che Pierre Galland aveva preparato e previsto di pronunciare qui. Dunque, gli organizzatori ringraziano l'Università di Reggio e Modena e Reggio Union Brokers, sponsor di questo incontro. Allora, Pierre Tournemire, francese, è presidente del Comitato Nazionale, Comité National Laïcité della Ligue de l'Enseignement. Nel 2000 ha pubblicato La Ligue de l'Enseignement, libro nel quale ne spiega la funzione. E lo cito: La Ligue de l'Enseignement, con il suo compito educativo, invita i cittadini ad associarsi nella lotta contro la disuguaglianza, a dibattere e ad essere attori per costruire una società più giusta, più libera e più solidale e che punta all'emancipazione di tutti. La Ligue de l'Enseignement è una federazione di associazioni francesi di educazione popolare e laica. Nata nel XIX secolo, conta oggi più di 30.000 associazioni e coinvolge circa 1 milione di adulti e 2 milioni di bambini con i suoi servizi. Allora, Pierre Galland, rappresentato oggi da Maryse Parer, è belga e si è impegnato per anni nella cooperazione internazionale e lo sviluppo. Allora, passo rapidamente: dall'86 è presidente dell'Associazione Belga Palestinese, dal 98 presidente dell'Organizzazione Mondiale contro la Tortura, dal 2002 presidente della Fondazione Laicità e Umanesimo in Africa Centrale, poi è stato dal 2003 al 2007 senatore cooptato e dal 2007 presidente del Centro di Azione Laica. E Maryse Parer, francese, è responsabile regionale della Ligue de l'Enseignement in Bretagna. È incaricata delle relazioni con l'ARCI per l'educazione popolare, la lotta contro le illegalità, per la laicità e la cultura. Carlo Flamini, forse lo conoscete già, italiano, è responsabile scientifico delle giornate della laicità di quest'anno. Dall'80 al 2004 è stato professore di endocrinologia, ginecologia e poi di ginecologia e ostetricia all'Università di Bologna e ha proseguito l'attività di docente fino al 2008. Padre della fecondazione assistita e membro del Comitato Nazionale per la Bioetica e presidente onorario dell'Associazione Italiana per l'Educazione Demografica. Ha pubblicato numerosi libri riguardanti la salute della donna e gli aspetti medici e bioetici legati alla riproduzione e alla fecondazione assistita. Dunque, propongo di cominciare con Pierre Tournemire, poi con Maryse Parer che leggerà un pezzo di Pierre Galland e poi Carlo Flamini e poi ci saranno delle domande, posto per le domande. Merci, merci aux organisateurs de m'avoir invité, merci à vous d'être présent en cette fin de dimanche et puis je vous prie de m'excuser de ne pas parler en italien mais je suis sûr qu'il y aura une excellente traduction. Grazie, grazie agli organizzatori per l'invito e grazie a voi per essere qui di domenica pomeriggio e vorrei innanzitutto scusarmi per non parlare in italiano ma sarò comunque tradotto. Toutes les démocraties doivent définir le cadre et les conditions pour l'expression de la diversité des opinions et des croyances sans générer de violents conflits.
La réponse française est un cadre juridique laïque qui est le produit de son histoire et d'une philosophie politique que je vais préalablement, brièvement présenter de façon un petit peu schématique pour respecter les contraintes horaires. Quindi tutte le democrazie in qualche modo devono definire un quadro e quelle che sono le condizioni necessarie per poter permettere alla società di esprimersi in tutta la sua complessità. La Francia, diciamo, la laicità in Francia è il prodotto della storia di questo paese, una storia che giustamente vi sarà presentata in maniera sommaria, breve, per poter rispettare i tempi di parola. L'exigence de laïcité commence à s'imposer en France au XVIe siècle avec les effroyables guerres de religion qui feront des milliers de morts. Aussi, pour éviter, pour d'arrêter que, de faire de cette terre un enfer parce qu'on n'était pas d'accord sur le ciel, l'instauration de la tolérance a-t-elle été une avancée décisive ? Décisive mais insuffisante, car cette tolérance dépendait du pouvoir qui voulait bien l'accorder et qui va, le siècle suivant, lui substituer l'affirmation que dans le pays, il ne peut y avoir qu'un roi, qu'une loi et qu'une foi. Dunque la necessità di avere e di favorire la laicità nel paese nasce nel XVI secolo, durante un periodo difficile, quello delle guerre religiose, un periodo caratterizzato da numerosi morti. Per evitare quello che era un inferno in quella situazione è stata scelta la via della tolleranza. Questa scelta tuttavia è stata decisiva ma insufficiente, poiché comunque vi era una dipendenza dal potere e nel secolo successivo questa situazione è stata un po' sostituita da un approccio diverso basato sulla presenza di un re, di una legge e di una fede. Il faudra donc la révolution de 1789, s'appuyant sur les philosophes du siècle des Lumières et le long cheminement de l'autonomie de la personne pour qu'elle soit capable de penser et de décider par elle-même. Donc il faudra donc cette révolution française pour rompre avec l'alliance du trône et de l'autel et pour s'opposer aux prétentions de l'Église catholique de vouloir représenter l'ensemble de la nation et de diriger les consciences en dictant les comportements sociaux. Sarà necessario attendere il 1789, quindi la rivoluzione francese e la filosofia illuminista, nonché la promozione dell'autonomia delle persone nelle decisioni che le riguardavano per poter rompere questa alleanza tra trono e altare, quindi per in qualche modo impedire, fra virgolette, alla Chiesa di continuare a rappresentare la nazione e di continuare a determinare quello che sarebbe stato il futuro della società. Mais le conflit avec le pape et la guerre civile générée sur une partie du territoire par les tentatives de déchristianisation vont affaiblir la République. Et Napoléon Bonaparte devra signer un concordat qui, avec le retour de la monarchie, va donner de larges pouvoirs à une Église catholique qui, au milieu du siècle, va devenir inféodé au Vatican sur des positions hostiles à la liberté de conscience, d'ailleurs à toutes les libertés, et à toute notion même de progrès. Aussi, la deuxième moitié du XIXe siècle verra l'affrontement entre les républicains et l'Église catholique. Mais qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agissait pas du tout d'un conflit entre croyants et incroyants. La religion n'était pas en question. Il s'agissait d'un conflit politique pour le pouvoir entre deux visions de la société. Quindi occorrerà quindi attendere, ci sarà dunque questo conflitto con il Papa e numerose guerre civili che andranno ad indebolire
in generale il regno. Occorrerà attendere Napoleone, il concordato di Napoleone, che attribuirà quindi alla Chiesa Cattolica maggiore potere. Religione cattolica e Chiesa Cattolica che per oltre mezzo secolo manterrà la sua posizione ostile nei confronti delle libertà di coscienza e nei confronti del progresso in generale. In tutta la seconda metà del XIX secolo proseguirà questo conflitto tra repubblicani e Chiesa. Questa guerra tuttavia non sarà una guerra tra credenti e non credenti, ma semplicemente una guerra per ottenere in qualche modo il potere. Face à l'Église catholique, les républicains proposent une philosophie politique qu'on peut schématiquement caractériser par l'affirmation de la souveraineté du peuple. Ce sont les hommes qui font l'histoire, sans avoir nécessairement besoin de faire référence à une transcendance. Ce qui suppose l'exigence de la liberté de conscience pour chacun, le pouvoir donc de se déterminer librement, sans tutelle ni magistère, et la liberté d'expression aux seules réserves de ne pas troubler l'ordre public et de respecter les autres. Quindi la Chiesa cattolica e i repubblicani presentano una filosofia politica che sostanzialmente si basa sulla sovranità del popolo. E praticamente l'importante è riuscire a fare la storia, gli uomini devono fare la storia senza occuparsi di questioni trascendentali, quindi il potere deve essere in qualche modo gestito liberamente, occorre promuovere la libertà di espressione e la libertà di autodeterminazione delle persone, purché tutto questo non vada a sconvolgere l'ordine pubblico. Pour cela, la laïcité est la condition de la protection des personnes contre toutes les formes d'asservissement et la garantie de l'émancipation de tous en favorisant l'accès aux connaissances et à la culture et en luttant contre l'obscurantisme, les préjugés ou les superstitions. Enfin, il faut promouvoir pour chaque individu l'esprit critique, sa capacité à juger, à douter, à affirmer des convictions, et pour l'ensemble de la société, de promouvoir la justice sociale sans laquelle il n'y a pas d'émancipation véritable. La laicità in qualche modo diventa la condizione per poter tutelare le persone contro il servilismo, contro e favorire l'emancipazione di tutti e l'accesso libero alla cultura. Quindi è un elemento che permette di lottare contro l'oscurantismo, contro i pregiudizi, favorendo uno spirito critico da parte di tutti e in tutta la società in modo da poter favorire quella che è la giustizia sociale. La fin du 19e siècle consacrera la victoire des républicains qui vont pouvoir mettre en œuvre un cadre juridique laïque. D'abord, une école publique, gratuite, laïque, donc indépendante de toutes les religions pour former des citoyens républicains. D'autre part, en promouvant des lois pour les libertés individuelles et collectives et surtout, en 1905, en adoptant la loi de séparation des églises et de l'État qui, dans un contexte d'affrontement, va créer les conditions d'une pacification durable et poser des principes fondamentaux autour d'une formule: la loi protège la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi. Je trouve que la formule est tout à fait réelle. La loi doit protéger la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi. Ces trois principes, on peut les résumer autour de, comme j'ai déjà dit, la liberté de conscience pour chacun et d'expression de ses convictions, aux seules conditions que j'ai posées, la séparation du politique et du religieux, afin que soit garanti l'intérêt général pour tous, et donc que l'État ne soit pas sous la dépendance d'une option partisane, et enfin l'égalité en droit de tous les citoyens qui ne peuvent être ni privilégiés ni discriminés en fonction de leur appartenance politique, philosophique ou religieuse.
Alla fine degli anni 90 i repubblicani, diciamo, festeggiano una sorta di vittoria grazie al consolidamento di quello che è il quadro laico. Vengono create scuole pubbliche, scuole laiche, volte a formare cittadini repubblicani e vengono adottate anche leggi basate sulla libertà, in particolare la legge del 67 sulla separazione dello Stato dalla Chiesa. Questo sistema, questa nuova situazione, si basa su una formula particolare, ossia che la legge protegge la fede finché la fede non vuole, diciamo, dettare la legge. Una formula importante che si basa sul concetto di libertà, sul concetto di libertà di coscienza, libertà di espressione, soprattutto di separazione tra politica e religione, infine sull'uguaglianza di tutti i cittadini affinché non vengano in nessun modo discriminati. Ces principes se sont progressivement imposés au point de devenir aujourd'hui constitutionnels. Et actuellement, aucune force politique ou religieuse ne peut raisonnablement vouloir les remettre en cause. Mais leur mise en œuvre concrète dans la réalité quotidienne est aujourd'hui réinterpellée avec la diversité des croyances et les rapports divers à la croyance. Aussi, face à certains comportements et certaines revendications liées à des appartenances religieuses, en particulier, bien évidemment, concernant la visibilité de l'islam, ressurgit la différence traditionnelle d'approche entre les militants laïcs. Questi principi sono diventati elementi importanti e fondamentali della Costituzione. E non vi è quindi più la forza politica o religiosa messa in qualche modo in discussione. Tuttavia, l'implementazione di questi principi nella quotidianità è diciamo messa a rischio dall'emergere di nuovi credi, da nuove religioni e da nuovi rapporti con queste religioni. In particolare la diffusione dell'Islam ha messo un pochino in discussione questo approccio. Donc face à ces situations, il y a ceux qui considèrent que c'est par la liberté et non par la contrainte qu'on peut durablement assurer la liberté de conscience. Que l'expression de la diversité des opinions et des croyances est une richesse dans la société, pour peu qu'elle s'exprime dans le respect des libertés fondamentales et des personnes. Et puis d'autre part, il y a ceux qui estiment que la liberté de conscience n'existe véritablement que si elle est libérée de toute influence religieuse. Pour eux, la religion est une affaire strictement privée et elle ne peut s'exprimer dans l'espace public que fortement encadré par des lois afin de protéger les personnes, y compris le cas échéant malgré elles, voire contre elles. Libertà significa poter assicurare la libertà di coscienza, la libertà di religione come libertà fondamentale. Questo è ciò che crede una parte dell'opinione pubblica. Dall'altra parte vi sono coloro che invece ritengono che la libertà di coscienza e di possa esistere soltanto senza la religione, o meglio, lasciando la religione relegata a quella che è la sfera privata, quindi lasciando la libertà di espressione della religione legata, diciamo, a una serie di regolamentazioni. Depuis une quinzaine d'années, cette deuxième approche de la laïcité a vu arriver des renforts inattendus avec des responsables politiques de droite et aujourd'hui d'extrême droite qui ont vu tout le parti électoral à gagner en instrumentalisant la laïcité, en en changeant le sens. Il ne s'agit plus d'un combat politique pour défendre des libertés, mais d'un débat culturel afin de préserver l'identité française forcément menacée par l'islam et l'immigration. Aussi, historiquement, outil privilégié de l'émancipation, la laïcité risque, si on y prend garde, de devenir l'instrument de rejet et de ségrégation de certaines catégories sociales transformées en boucs émissaires.
Negli ultimi 15 anni questo secondo approccio in qualche modo è stato condiviso e sostenuto dalla destra e oggi dall'estrema destra. Questo rischia di strumentalizzare in qualche modo la laicità, cancellando quello che è il suo vero e proprio senso, quindi non diventa più una lotta politica ma una lotta culturale volta a tutelare le caratteristiche, diciamo, nazionalistiche della Francia. La laicità rischia di diventare una sorta di mezzo per la segregazione di quelle che sono le popolazioni, le espressioni diverse rispetto a quella che è la linea di base, una sorta di capro espiatorio, per il riferimento giustamente all'Islam e a queste altre religioni. L'enjeu est de taille. Il s'agit, dans le contexte d'aujourd'hui, d'assurer les conditions de l'expression de la diversité dans l'espace public, tout en assurant un vivre ensemble harmonieux dans le respect des valeurs partagées. Le droit actuel, la législation, le cadre juridique laïque le permet largement et il n'est pas nécessaire pour atteindre cet objectif de multiplier des lois d'interdiction. Au contraire, il faut appliquer ce droit avec rigueur, justifiant les restrictions apportées aux libertés religieuses par l'exigence du bien commun et de l'intérêt général, et puis, dans une démocratie du consentement, où ce n'est pas juste parce que c'est la loi, mais c'est la loi qui doit être juste, il faut organiser des dialogues pour des reconnaissances mutuelles. Oggi è necessario assicurare, garantire la libertà di espressione e una vita armoniosa a livello sociale. Oggi la legge non lo permette, non è necessario. È sufficiente, nel senso che non è necessario adottare ulteriori leggi che in qualche modo restringano, limitino questa libertà. È un diritto importante che deve essere applicato e la legge deve essere giusta per poter favorire quello che è un riconoscimento reciproco. Si la laïcité s'est progressivement imposée en France, c'est parce que les chemins de l'émancipation et les chemins de la liberté étaient les mêmes pour toutes les personnes. Par conséquent, plutôt que de lois de restriction des libertés, c'est dans le combat pour des libertés nouvelles que réside l'avenir de la laïcité, y compris si ces libertés nouvelles exigent des affrontements, des oppositions avec les églises, comme on le voit aujourd'hui à propos du mariage pour tous, de l'avortement, de la contraception, des lois sur la bioéthique ou le droit de mourir dans la dignité. E se la laicità si è diffusa in Francia è perché l'emancipazione e la libertà, diciamo, sono evolute rispettando una sorta di uguaglianza per tutti quanti. Oggi la laicità deve promuovere nuove libertà, nonostante le opposizioni della Chiesa su determinati argomenti sensibili come il matrimonio, l'aborto, la bioetica e altri argomenti di questo tipo. Pour conclure, je dirais que la laïcité n'est pas une option spirituelle particulière, mais la condition d'existence des diverses options, avec la quête d'une société pluraliste, où les expressions de cette diversité sont tout à fait légitimes, et où chacun puisse vivre dans le respect des autres. La laïcité favorise les engagements de chacun pour la défense de ses convictions, tout en créant les conditions d'un rassemblement de tous pour que soit vécue une liberté individuelle compatible avec les libertés de tous. C'est cette conception de la laïcité que la Ligue de l'enseignement veut promouvoir, mais pour cela, elle veut surtout la faire vivre dans l'éducation et dans ses diverses activités culturelles, sportives, de loisirs, car on pense que c'est ainsi que la République pourra tenir sa promesse dans sa devise de liberté, d'égalité, de fraternité. Merci.
Per concludere, la laicità non è un'opzione spirituale, ma la condizione affinché le società pluraliste di oggi possano continuare a vivere, a evolvere nel rispetto delle differenze e nel rispetto degli altri. La laicità in qualche modo deve tutelare quelle che sono le convinzioni di ciascun individuo, e questo giustamente nel rispetto della libertà altrui. La Lega in qualche modo vuole nell'ambito delle attività culturali, nelle attività sportive, nel tempo libero, promuovere questo approccio affinché la libertà, l'uguaglianza, la fraternità su cui si basa la Repubblica francese possano continuare ad essere promosse e tutelate, protette. Grazie, adesso tocca a Maryse Parer per il testo di Pierre Galland. Comunque anch'io ringrazio, vi ringrazio tutti e gli organizzatori di queste giornate della laicità, perché come avete capito io faccio anche parte della Ligue de l'Enseignement e da tanti tanti anni discutiamo di quelle questioni di laicità, ma non soltanto in un aspetto astratto, perché la vita quotidiana, gli eventi che Pierre ai cui accennati ogni giorno ci mettono in responsabilità. Quindi avete capito che il mio ruolo qui è un po', direi, non comune, perché invece di parlare su un argomento che conosco benissimo, ho accettato di parlare del Belgio. E quindi alcuni di voi credo erano ieri sera all'intervento sull'ora di morale laica, e quelli che erano presenti hanno potuto intuire la convinzione di Pierre Galland, che certo se fosse stato qui vi avrebbe molto interessati, al di là della questione del Belgio, ma anche nella dimensione europea, perché, come è già stato detto, è presidente dell'Associazione Umanista Europea, e quindi lui ha una visione molto, direi, larga delle condizioni nei nostri diversi paesi europei. Bene, quindi siccome sua suocera è morta l'altro ieri, è dovuto partire e mi ha lasciato una nota, un piccolo testo. Comunque sì, lo leggo, ma lo leggo nel modo in cui voi lo riceverete, cioè anche con tutte le questioni, le domande che suggeriscono le linee che ha scritte. Quindi in modo critico, cioè anche nel seguito di ciò che ci ha detto Pierre Tournemire, e poi ci sarà, sono molto curiosa di vedere lo sguardo sulla situazione italiana, perché la seguo, ma uno sguardo è sempre interessante. Bene, comunque Pierre aveva intitolato il suo testo «Dalla battaglia per la laicità alla difesa della laicità in Belgio». Dice: «I valori difesi dai laici sembrano curiosamente minacciati nei paesi dove la secolarizzazione non smette di crescere, dove le pratiche religiose tradizionali diminuiscono col tempo. Nei paesi, comunque i nostri paesi, che conoscono sia una laicità costituzionale sia un'attività associativa non confessionale ben strutturata, e accenna certo al Belgio,
che assicura la difesa della laicità politica e filosofica, ci si deve interrogare. Lì faccio un piccolo intervento personale nel seguito di ciò che ha detto Pierre. La Francia, come abbiamo capito, è riuscita ad istituire un quadro giuridico che si è progressivamente imposto grazie alla vittoria dei repubblicani contro la Chiesa cattolica. Il Belgio, invece, è costituito da comunità linguistiche e politiche e anche filosofiche, tra le quali quella della laicità rappresenta uno dei pilastri. Comunque parliamo della storia, vediamo come si è costituita la laicità in Belgio. La Costituzione, adottata il 7 febbraio 1831, è stata una dei più progressiste d'Europa e ha instaurato un legame giuridico originale tra lo Stato e le confessioni. La Costituzione belga è prima di tutto il risultato di un compromesso storico concluso tra i liberali e i cattolici dell'epoca. In effetti, un certo numero di cattolici in Belgio hanno compreso, capito, intuito che un ritorno alle tradizioni dell'Ancien Régime, addirittura a uno Stato teocratico, fosse ormai sorpassato e che conveniva optare per uno Stato democratico dove le libertà pubbliche di religione, di coscienza, di insegnamento, di stampa e di associazione fossero garantite nella Costituzione. Il sistema adottato dai costituenti si caratterizza da una separazione virtuale, perché non era iscritta nella Costituzione, e una indipendenza mutuale tra Stato e confessioni. E per provare ciò che si espone, tre articoli della Costituzione belga stabiliscono i principi fondamentali che reggono questi rapporti. L'articolo 19 della Costituzione garantisce, cioè nel 1831, la libertà delle confessioni, il loro esercizio pubblico e la libertà di manifestare le sue opinioni in ogni campo. L'articolo 20 prevede che nessuno possa essere costretto a partecipare in un modo qualsiasi alle azioni o alle cerimonie di un culto, né di osservarne i giorni di riposo. Comunque Natale, Pasqua, in Belgio non si è costretti di essere in vacanze, che forse non è la cosa migliore. L'articolo 21 stabilisce che lo Stato non ha il diritto di intervenire né nella nomina né nell'insediamento dei ministri di un culto qualsiasi. Prevede ugualmente che il matrimonio civile debba, di principio, precedere il rito religioso. La concretizzazione di tali articoli implica che uno Stato democratico si caratterizzi per la riconoscenza
per ogni individuo di una sfera d'autonomia che lo Stato deve rispettare e garantire attraverso tutti i mezzi, e specialmente assicurando un'uguaglianza di trattamento verso ogni individuo e ogni gruppo specifico. L'adesione o no a una religione riguarda la sfera privata di ogni cittadino. Le libertà pubbliche si esercitano tuttavia nell'ambito della sovranità dello Stato, che determina le limiti dell'esercizio di quelle libertà e il carattere delittuoso o no di alcuni atti commessi all'occasione dell'attuazione di quelle libertà. Comunque, malgrado questi precetti costituzionali, in Belgio la religione cattolica ha continuato e continua ancora a beneficiare di una situazione, lui scrive, privilegiata, ma secondo me è più che privilegiata, perché 80% delle dei budget, come si dice, dei budget, dei bilanci, degli aiuti, 87% vanno alla Chiesa. La Chiesa regge l'insieme della salute, degli ospedali, il soccorso mutuale, l'educazione, l'insegnamento, e il principale sindacato belga è un sindacato cattolico. Ciò che provocò nel 2008 una nuova iniziativa parlamentare destinata a precisare con una proposizione nuova di legge i principi costituzionali nuovi e costringere alla separazione effettiva, perché vi ho detto che nella prima Costituzione era virtuale, delle chiese o delle confessioni dello Stato. Partendo di questo contesto costituzionale e con l'andare del tempo, le associazioni laiche belghe sono emerse. La più antica, la più vecchia, non so, che ha più di 150 anni, è la Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente belga. E Pietro a volte scherza dicendo: voi la Ligue de l'enseignement française dite che siete la prima associazione europea sulla laicità e l'educazione popolare permanente, invece siamo noi due anni prima. Ecco. E la questione della scuola sicuramente ha mobilitato i liberi pensatori in una battaglia per la scuola pubblica. Ma al di là delle questioni legate alla scuola, e questo ci fa riflettere, al di là delle questioni scolastiche, quelle che riguardano l'emancipazione delle donne, le vittorie delle associazioni laiche e un po' più tardi del movimento sociale, sono state particolarmente esemplari nel campo etico. Ad esempio, per l'aborto, la legge belga l'ha permesso nel 1990, la contraccezione anche, l'eutanasia nel 2000, e il matrimonio omosessuale nel 2002 e l'adozione per gli omosessuali nel 2008.
in quei campi la legislazione belga incontra molto più che nella schiacciante maggiorità degli altri paesi il principio del libero scelto, della libera scelta degli individui. Comunque lì è un testo molto chiaro che ci informa molto sulla situazione belga e che ci permetta di confrontare le nostre situazioni reciproche. E quando gli facevo domande ieri sera, Pierre mi diceva che prima si deve capire che la battaglia laica in Belgio rimane una cosa necessaria dato il rapporto di forza tra la Chiesa, ma che anche soprasta tutte le altre chiese, la Chiesa cattolica, gli altri quasi niente. E mi dice anche che i problemi sono in Belgio anche gli stessi dei nostri paesi, la crisi economica, lo sciopero e l'insegnamento. E ieri sera quando abbiamo parlato dell'ora di morale laica siamo stati tutti d'accordo per dire che rimane ancora, la scuola rimane ancora il posto, l'enjeu, come si dice, l'enjeu, la sfida, sì, del futuro. E quindi pensiamo che tranne le differenze, le sfumature o grosse differenze tra i paesi, siamo tutti, direi in modo un po' familiare, ahimè, nella stessa barca e dobbiamo tutti combattere per la laicità. Grazie. Questo è l'interesse di più. Va bene, adesso tocca a Carlo Flamini. Sì, sono costretto ad essere molto schematico, spero di non essere anche poco comprensibile. Io credo che questo paese abbia problemi che sono identificabili in tre parole: nella presenza del Vaticano, in un problema generale che è il problema culturale, che ci riguarda tutti, e infine, in modo molto difficile da definire con semplicità, un problema che riguarda la magistratura. Il problema del Vaticano è un problema molto difficile da risolvere. Io ho proposto in qualche momento della mia vita di fare un cambio alla pari con la Francia, restituendo il Vaticano ad Avignone, ma non ho mai avuto una risposta positiva. Allora preferisco cominciare ragionando sul problema culturale. Noi siamo un paese con una cultura media molto modesta, molto bassa, fra le più basse d'Europa. Scusate se insisto su questa cosa, ma è la causa di molti dei nostri guai. Abbiamo un basso numero di laureati, molti ragazzi tornano ad essere analfabeti perché non leggono più niente. La cultura si crea soprattutto sulla televisione, che è diventato uno strumento orribile per preparare culturalmente e fare capire com'è effettivamente la vita, quali sono i diritti e i doveri, quali debbono essere le scelte per i nostri giovani. Ci sono moltissime inchieste che lo spiegano meglio di quanto possa fare io, vi faccio solo alcuni esempi. Siamo un paese dove ancora, soprattutto nel meridione, molte persone ritengono che Adamo ed Eva siano due personaggi storici e che la Bibbia sia un elenco verisimile di fatti realmente accaduti. C'era la descrizione di una famiglia intera che cercava di spiegare a un giornalista molto sorpreso che c'è stato un periodo in cui la terra era sommersa dall'acqua e l'unica cosa sopravvissuta della nostra specie stava in una barchetta piccola piccola nella quale stavano animali enormi che non potevano essere contenuti in quella barchetta. Spiegavano anche, questa è la parte più divertente, che la barchetta non aveva potuto imbarcare alcuni animali che per questo si erano estinti, e il nome che facevano tutti i familiari di questo gruppo sociale era che uno degli animali estinti, perché non era salito sulla barca, era il drago,
che vuol dire una miscela incredibile tra le favole, il mito, la leggenda e così via. Molte persone interrogate in questo paese ritiene che nelle mele, nei pomodori non ci siano geni, ma i geni ci siano se sono prodotti con modificazioni genetiche. Una risposta che mi sembra molto divertente, che ho trovato in rete, è quella di una persona che è contraria alla preparazione genetica delle piante perché ha letto che queste piante poi sono resistenti agli insetti, e reagisce così: ma se gli insetti non li mangiano, perché li devo mangiare io? E ha un suo fondo di saggezza. Va bene. Che cosa vuol dire scarsa cultura? Vuol dire soprattutto una cosa molto pericolosa: superstizione. La superstizione blocca un passaggio sociale, culturale, a un'intelligenza più aperta, alla capacità anche di saper interpretare criticamente la propria preparazione religiosa, intervenire criticamente quando la religione sbaglia, esagera, suggerisce cose sbagliate, errate. Questa superstizione la manifestiamo in molti modi evidenti, che oramai non critichiamo nemmeno più, ma che però continuiamo a vederci ripresentare dalla televisione di Stato, che sono le Madonnine che piangono, le malattie inguaribili che invece, guarda un po', guariscono, e il medico ancora si gratta la testa e dice: come mai è potuto succedere? Le cose che il medico non capisce sono molto più numerose delle cose che il medico d'abitudine capisce, e quindi questa giustificazione, se il medico non la capisce, vuol dire che è miracolosa, è veramente assurda, se no di miracoli ce ne sarebbero 2000 al giorno. La grande influenza della Chiesa, che si esercita su una popolazione poco colta e in gran parte ancora superstiziosa, consente alla Chiesa di fare cose che in altri paesi, mi auguro, non siano consentite. Molto rapidamente, per esempio, noi abbiamo un comitato di bioetica che fa una bioetica prescrittiva. Che cosa vuol dire? Il nostro comitato di bioetica, che viene scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel quale sono sempre prevalenti i cattolici, l'ultimo documento che è stato, al quale ho messo la mia firma, è stato approvato da tutti tranne che da me. Io non sono matto, se non l'ho approvato vuol dire che c'era qualcosa che non mi andava bene, ma tutti gli altri evidentemente hanno votato come avrebbe votato Monsignor Sgreccia. Quindi questa è la situazione del Comitato di Bioetica. Il fatto di praticare una bioetica prescrittiva vuol dire preparare norme che possono essere votate poi dal Parlamento. In realtà un Comitato di Bioetica dovrebbe fare un'operazione tipo descrittivo, cioè interpretare le varie posizioni in campo bioetico, metterle di fronte ai cittadini perché i cittadini possano capire e scegliere. Poi sta alla politica mediare e sta al governo scegliere dopo la mediazione come preparare una legge. Non è così. Il Comitato di Bioetica prepara le leggi in modo da giustificare le posizioni pro Chiesa che poi il governo e il Parlamento possono prendere. Un'altra posizione che va considerata è quella nei confronti della scienza e della ricerca scientifica. La Chiesa esige da tutti che la scienza e la ricerca scientifica seguano norme che eticamente obbediscono al punto di vista cattolico. Allora, ci sono punti diversi da questo. Per esempio, credo che molti di noi immaginano che la scienza sia un grande investimento sociale, un investimento che noi tutti facciamo, tra l'altro sperando molto nei risultati della scienza, perché vogliamo migliorare la qualità di vita dei nostri figli, delle persone più povere, delle persone più bisognose, delle persone più sventurate. E allora dovremmo essere noi a stabilire i confini dentro i quali si deve muovere la scienza. E non è soltanto una questione etica, è anche una questione di opportunità. Vi faccio un esempio: se si fanno grandi investimenti su cose estremamente sofisticate, che alla fine saranno utili a 10 persone, quegli investimenti non debbono essere fatti, non debbono essere cominciati. Non è la ricerca che noi dobbiamo privilegiare.
Io vi ricordo che in molti paesi africani è più vantaggioso mandare operai che scavino le fogne che mandare medici che curino le malattie. Si risparmiano molte più vite. Noi dobbiamo pensare alla maggior parte delle persone e sta a noi stabilire le priorità. La Chiesa invece vuole stabilire le regole e delle volte nello stabilire le regole va contro se stessa, crea situazioni imbarazzanti. Vi faccio un rapidissimo esempio che è quello delle cellule staminali. La ricerca sulle cellule staminali si fa da un lato sulle cellule staminali embrionali e la Chiesa ritiene che queste siano ricerche inqualificabili, che non debbano essere fatte. Le altre ricerche vengono fatte su cellule staminali adulte e questa la Chiesa li accetta. Cosa è successo però? Che le due ricerche, che altrove continuano apparecchiate, vanno avanti insieme, si scambiano continuamente informazioni. Le informazioni tracimano da una ricerca all'altra. Adesso la Chiesa Cattolica ha stabilito che anche la ricerca legittima non è più legittima perché si è sporcata dell'indecenza dell'altra. È un paradosso che al momento non trova soluzioni. Ma la Chiesa è fatta anche da persone molto sagge e astute e una soluzione verrà trovata. Qui entra la fretta, quindi tendo un pochino a riassumere le cose, entra il problema della magistratura. Vi faccio un paio di esempi. Il primo è quello della legge 40. La legge 40 è stata fatta con grande attenzione alla posizione morale della Chiesa sull'inizio della vita personale, sul statuto ontologico dell'embrione, sulla impossibilità di fare selezione fra gli embrioni, una serie di regole che riguardano la Chiesa Cattolica e solo lei. Altre chiese cristiane, per esempio, la pensano in modo completamente diverso. La legge 40 ha così vietato una serie di tecniche. Non si potevano fertilizzare più di un certo numero di uova, non era possibile congelare embrioni, non si potevano fare indagini genetiche, non era possibile ottenere donazioni di gameti o d'embrioni, cosa che è l'unica cosa rimasta ancora in piedi. Perché cosa è successo? È intervenuta pesantemente la magistratura, che prima nelle singole città, nei singoli tribunali, e poi al livello maggiore possibile, quello della Corte Costituzionale, ha demolito tutte queste cose. È rimasto il divieto della donazione di gameti, quella che tutti in modo molto strano chiamano la inseminazione eterologa. Io vi prego di ricordare che eterologo in italiano vuol dire tra specie diverse. Cioè, se mi vedete appartarmi con un ornitorinca, quella è una cosa eterologa, di cui mi vergognerei molto, ma... Perché chiamarla eterologa? Perché vedete, così si cancella l'etica del dono e si sovrappone un elemento di bestialità. Io e l'ornitorinca facciamo veramente una strana impressione a un cittadino normale, perché io sono brutto soprattutto. Quindi la magistratura è intervenuta con molta saggezza. È rimasto soltanto, dicevo, questo problema della donazione, che però adesso tornerà davanti alla consulta. Qui si confrontano due posizioni diverse che vi riassumo rapidamente. Quella cattolica che dice che l'ingresso di un genoma estraneo all'interno di una famiglia è deleterio per l'equilibrio di quella famiglia, e quella più laica e più legata al buon senso che dice che non si è genitori solo perché si trasferiscono i propri cromosomi, ma si è genitori anche se ci si siede vicino a un bambino e gli si promette la propria presenza, il proprio affetto, la propria custodia, la propria attenzione, che mi sembra anche molto virtuosa, che esiste già nell'adozione. È questa la posizione della genitorialità. Non vedo perché non ci possono essere posizioni diverse. Ma la magistratura fa anche lei i suoi errori, perché in un paese in cui vengono continuamente demoliti gli interventi dei medici e di quella che in modo un pochino esagerato chiamiamo la scienza medica, è chiaro che la magistratura non ha più l'occhio abbastanza cauto e abbastanza saggio da capire che cosa è buono e cosa è cattivo. Avete certamente sentito recentemente l'intervento della magistratura che ha consentito
cure con cellule staminali ad alcuni bambini inguaribili, incurabili, che sono in attesa purtroppo di una fine inevitabile, sono trattamenti che non possono essere utilizzati, perché nessun trattamento può essere utilizzato se non ha avuto il crisma della medicina. Se qualcuno non ha detto è vero, questo trattamento fa bene, non solo, ma è vero, questo trattamento non fa male. C'è persino il rischio che le cellule staminali riportate a uno stato molto primordiale possono essere causa della comparsa di tumori. E fino a che una cosa non viene eseguita e ripetuta da vari centri, nessuno può dire che sia vera. Tenete conto che dietro a queste cose ci sono purtroppo molti soldi, e io temo che uno dei grandi problemi della nostra società è che la medicina è diventata paludosa e i medici, non tutti chiaramente, ma molti di loro, sono più interessati ai vostri soldi che alla vostra felicità. Problemi come questi ce ne sono altri. C'è il problema dell'eugenetica. Secondo la Chiesa, fare in modo che un bambino destinato a una vita fatta solo di sofferenze, a vivere in un tunnel buio, oscuro, nel quale non conoscerebbe mai la felicità, la gioia, nemmeno la soddisfazione di un momento di neutralità, non sia legittimo, e considera un atto di egoismo quello di una madre che decide di non farlo nascere o addirittura di non riceverlo nel proprio grembo. Io credo che sia un atto di compassione. Io credo che, e questo è una cosa che vorrei rivolgere ai cattolici laici, che noi potremmo trovare un punto d'incontro su alcune parole che ci unificano. Credo che cattolici e laici possono guardare con molta attenzione alla parola compassione, perché è un sentimento straordinario che viaggia fra di noi, non scende dall'altro, non è pietà, non ci perdona, ma in qualche modo riscalda ugualmente il cuore di tutti, consente a tutti di capire la sofferenza degli altri. Ultimo esempio che faccio, ma proprio perché il tempo l'ho ampiamente superato, è quello della 194. La legge che consente l'interruzione della gravidanza è una legge fondamentalmente saggia. Lo so che è ipocrita, fu fatta in un momento in cui prevaleva la Democrazia Cristiana, e che la Democrazia Cristiana abbia accettato di vararla è un segno di quanto siano cambiati i tempi. Pensate oggi se sarebbe mai possibile, persino all'interno dei partiti della sinistra c'è un conflitto fra laici e cattolici che porterà quasi inevitabilmente alla scissione e alla perdita di peso della sinistra italiana. Ecco, il problema fondamentale è che la legge è molto solida, ha resistito fino adesso a tutti gli attacchi che gli sono stati tentati nei suoi confronti, ma c'è un problema molto grave che sta in qualche modo compromettendo la possibilità di applicarla nel Paese, che è quella dell'obiezione di coscienza. L'avete sentito, ci sono luoghi dove l'obiezione di coscienza ha superato il 90%. Allora, se ci pensate, questo non è più obiezione di coscienza individuale, è obiezione di struttura, e la legge non permette l'obiezione di struttura. Non solo, ma la finalità è molto chiara. Viene sollecitata l'obiezione per mettere il legislatore nelle condizioni di dover dire: abbiamo sbagliato, questo Paese non è adatto a questa legge, torniamo indietro, cancelliamo la possibilità di abortire su richiesta delle donne e ritorniamo da capo. Il nostro Paese non merita una legge che i medici chiaramente non vogliono fare applicare. Non vi dico nemmeno quanto cambiano le visioni tra laici e cattolici in materia di fine vita, il padrone dell'esistenza, di chi è la mia esistenza. Lasciamo stare la mia vita non è di nessuno, ma la mia esistenza, chi appartiene. Ma, e con questo chiudo, il concetto di dignità, perché il concetto di dignità è quello che ci separa soprattutto, perché per un cattolico la dignità è qualcosa che è stata inserita nell'uomo dalla divinità. Io credo che invece la dignità sia la mia cenestesi, la cenestesi del mio spirito. Sapete cos'è la cenestesi? Per i medici la cenestesi è la sensazione di benessere. Io non so di avere questa mano se non mi fa male, perché ho una buona cenestesi. La mano non mi manda nessun messaggio. La stessa cosa è la mia dignità. Io non so che viene offesa se voi non l'aggredite. Nel momento in cui l'aggredite, come il pudore. Io non so di averlo se non mi faccio sorprendere ignudo casualmente mentre sto facendo un bagno nel ruscello. E così è la mia dignità. Allora la mia dignità esige che la mia volontà, la fine della mia vita, sia rispettata.
finisco proprio con un esempio brutalmente semplice. Io ho passato la mia vita, gli ultimi anni della mia vita, a fare vedere a mia moglie una figura me in un certo modo, un modo che mi sembra rispecchi il mio concetto di dignità. Se un giorno sarò steso su un letto senza possibilità di dire che cosa voglio, che cosa non voglio, e qualcuno mi costringerà a sopravvivere, malgrado che oramai la mia anima, il mio spirito, la mia intelligenza non siano più lì, ho lasciato quel corpo, eppure quel corpo continua ad essere oggetto di clisteri, iniezioni, e quel corpo continua ad essere sepolto nelle sue feci, sepolto nel suo vomito. Dove va a finire la mia dignità? Ecco, io ho sempre detto una cosa che in qualche modo fa ridere, però io la vivo molto male, che io non ci potrei far niente, perché se questa è la legge, quel corpo sarà trattato così. Mi resta solo una cosa, che fatta da solo conta molto. Proviamo a farla in molti, io li maledico. Allora, propongo di aprire il dibattito, se ci sono delle domande non esitate, ci sono microfoni volanti qui. Intanto volevo dire, conosco un altro esempio di mescolanza tra mito e storia, un'amica che un giorno mi ha parlato della spada di Adamo. Grazie. Allora, è vero, Maris, che siamo nella stessa barca, ma in Italia siamo a una svolta di sistema. Vediamo tre fatti che mi sembrano opinabili. Il primo è quello che scrive stamattina Concita De Gregorio su Repubblica. Siamo alla fine della democrazia parlamentare, così come la Costituzione e la nostra storia l'ha definita, e andiamo di gran carriera verso la Repubblica di tipo presidenziale, oggi gestita da quello che qualcuno chiama Re Giorgio, e tra non molto, quando Re Giorgio passerà la mano, da un tale che si chiama Silvio Primo. Silvio Primo perché il potere dei mezzi di comunicazione passa, lo sappiamo perché Silvio Primo. Silvio Primo anche perché, tutto sommato, in questa svolta di sistema siamo arrivati alla fine di una parabola che è cominciata soprattutto tra l'89 e il 91. Siamo partiti da un paese che aveva la sinistra più forte complessivamente, qualitativamente e quantitativamente di tutto l'Occidente capitalistico. Oggi non abbiamo più una rappresentanza parlamentare minimamente adeguata a quello che è la presa di posizione, tutto quello che abbiamo sentito in questi giorni dicono che bisognerebbe fare. Tant'è che la rappresentazione plastica di questa situazione è che in fondo 738 a 210 per la Presidente della Repubblica dicono comunque che mentre nella società avanza la secolarizzazione, tutte le volte che siamo andati a un referendum, ma anche oggi, se andassimo a un referendum sul testamento biologico, sulla scuola pubblica, noi vinceremmo questi referendum. Nonostante questo, tra il paese reale, io ne sono così profondamente convinto che, nonostante le leggi che hanno continuato a finanziare la scuola privata, quando io ero deputato dal 94 al 2001, i cittadini italiani che scrivevano persone, i figli a scuola privata, erano il 7% e adesso non sono di più. E quindi da questo punto di vista la fiducia della scuola pubblica, la fiducia nella sanità pubblica, nonostante questo potere, restano molto forte nel popolo italiano, in cui rispetto al fatto che la sinistra ha smesso di credere. Proposta rapida. La proposta rapida è questa: noi dobbiamo fare quello che la sinistra francese ha fatto, perché noi non abbiamo Charles de Gaulle, magari
nel passaggio di sistema la Francia ha vissuto il gollismo. Ma come ha fatto François Mitterrand a ricostruire la sinistra? Partendo dalla base, dai club, dai gruppi, eccetera. Noi, come iniziativa laica, come ARCI, dobbiamo raccogliere le nostre forze atomizzate disperse, dobbiamo costituire un movimento politico culturale. Perché, terzo punto, e chiudo su questo, che cosa ha detto il primo giorno Stefano Rodotà? Nel suo libro, che qui ci è ripetuto, non ha parlato solo della laicità nel senso pur nobile, importante ma ristretto, ma quando ha parlato dell'articolo 1 della Costituzione, dell'articolo 3 della Costituzione, e ha detto che uno degli elementi forti che impediscono oggi una crescita della democrazia, ha parlato di logica mercatista, Stefano Rodotà ha detto che questa nostra alternativa non sta campata in cielo, sta campata nel movimento No Global che parlava della democrazia partecipativa. Lasciami solo un minuto, Bernard, che so che tu sei molto fiscale, giustamente. Quindi da questo punto di vista, ripeto, noi dobbiamo andare rapidamente, e chiudo su questo, allora, Mitterrand ha fatto così, ma l'ha detto anche Stefan Hessel. Quando Stefan Hessel è passato dall'Indigne Vu, anche se vuoi, ha lasciato una intervista a Repubblica in cui diceva: nelle fasi di svolte di crisi sono le minoranze consapevoli, determinate, che devono portare avanti e oltre lo stato di crisi. Lasciatemi dire, io sono vecchio e un po' comunista, come diceva ieri sottovoce sussurrandolo Carlo Flamini. Questo l'ha detto Lenin quando parlava di avanguardia, questo l'hanno detto i teorici della sociologia borghese come Gaetano Mosca e Vilfredo Pareti. Il ruolo delle avanguardie nella società di massa, che certo oggi si possono dotare di strumenti diversi, ma la sostanza è sempre quella. Carlo, al di là degli intellettuali narcisisti che talvolta si guardano l'ombelico e vogliono chissà costruire qualcosa, dobbiamo fare nella società italiana dell'iniziativa laica uno dei punti di ricostruzione di una democrazia reale e di una forza di sinistra, dentro cui ci stanno benissimo i liberal democratici, perché Gobetti su questo non la pensava diversamente da Antonio Gramsci. Direi di raccogliere altre domande, visto che questo era un piccolo intervento. Altre domande? Buongiorno, io ho sentito diversi interventi in questi giorni e una delle incongruenze che non mi pare sia stata sollevata, una delle tante della Chiesa Cattolica, è il fatto che si accanisca, ci abbia questa quasi ossessione sulla sessualità e la genitorialità, che sono due temi che per proprio costitutivamente rifiuta. Quindi mi sembra veramente assurdo che un gruppo di potere, di persone che decidono di rinunciare alla sessualità e alla genitorialità, poi passino la maggior parte del loro tempo a dire al resto delle persone che invece hanno scelto di vivere la loro sessualità nei modi omosessuale o eterosessuale, che non dovrebbe riguardare, voglio dire, la Chiesa, e la genitorialità, dicono a loro come devono vivere la loro sessualità, cosa devono fare in camera da letto, come devono educare i loro figli, se devono averne, come devono fare le loro scelte. La trovo una cosa, prima ancora che moralmente deprecabile, logicamente assurda. Grazie. Ne faccio una io. Volevo chiedere ai francesi, e forse sa anche qualcosa sul Belgio, sulla ricerca scientifica, se ci sono ostacoli per la ricerca sulle cellule staminali o altro, o se la ricerca è completamente libera. Oui, il y a en France aussi, il y a un comité d'éthique qui travaille effectivement sur les questions et la loi sur la recherche en bioéthique est toujours en débat et effectivement il y a des affrontements
toujours parce que en France comme en Italie, les religions cherchent à peser. Donc je pense que là-dessus, peut-être que Jean-Michel Ducomte, qui est avocat, qui connaît mieux ces questions-là, pourra compléter. Sur l'intervention qui dit qu'aujourd'hui, il faut effectivement que la vie associative, que des mouvements réfléchissent pour ce qui a été appelé une avant-garde. Je pense qu'il faut tenir tous les bouts de la chaîne. Je pense qu'il est nécessaire effectivement qu'on réfléchisse. En même temps, il faut faire attention d'être une expression aussi qui peut être largement populaire. Vous avez cité Lénine, je reprendrai la formule de Babeuf. Il faut être un pas devant les masses parce qu'on les tire, mais pas deux parce qu'on est coupé d'elles. Dunque, per quanto riguarda la questione etica, in Francia esiste un comitato etico, esiste una legge che viene spesso discussa, che pone numerosi contrasti, perché anche in Francia le religioni hanno un peso importante. E comunque Jean-Michel Ducomte potrà probabilmente completare la mia risposta, perché è più competente in materia. Per quanto riguarda il discorso della vita associativa, è necessario riflettere, in quanto occorre veramente essere in qualche modo l'espressione del popolo. A tal proposito cito una frase di Babeuf che dice che bisogna essere un passo avanti per poter trascinare il popolo, ma non due per non essere troppo separati da questo popolo. Bravo. Non so, sulla sessualità qualcuno voleva rispondere? Alors je m'approche parce que il faudra aussi une traduction. Concernant la recherche bioéthique, les choses sont assez différentes de celles qui prévalent en Italie. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une plus grande liberté. Je m'explique. En 1970, a été introduit dans le Code civil français le principe de l'indisponibilité du corps humain. Indisponibilité du corps humain. Allora, per quanto riguarda la ricerca bioetica, ebbene, la situazione in Francia non è poi così diversa rispetto all'Italia. Diciamo, è diversa ma non così tanto, perché non c'è la certezza che vi sia così tanta più libertà. Nel 1970 è stato introdotto nel codice civile francese il concetto di indisponibilità del corpo umano. Ce qui significa che tous les produits du corps humain. Alors le corps humain dans sa structure, mais aussi les dérivés sexuels, les cellules sexuelles, les embryons, les gamètes, sont d'une part hors commerce, ce qui est plutôt bien, mais également ne peuvent être objet de recherche et d'investigation de nature à en transformer la structure que sous un contrôle extrêmement étroit. Dunque, quindi tutto ciò che riguarda il corpo, quindi la struttura del corpo, le cellule sessuali, gli embrioni, eccetera, non sono prese in considerazione, sono fuori commercio, giusto? Sì. Se ho capito bene, e non possono essere oggetto di ricerca. Sì, peuvent être objet de recherche. Non, peuvent être objet de recherche, mais il ne faut pas que la recherche porte atteinte à la structure. Possono essere oggetto di ricerca, ma è necessario che la ricerca non influisca sulla loro struttura. Sì. Les lois de bioéthique en 1992, aujourd'hui en débat, puisqu'elles sont reconsidérées, essaient de faire avancer le projet d'une recherche plus libre, sauf que, et on rejoint l'hypothèse ou la situation italienne, le comité d'éthique national est un lieu de confrontation des confessionnalités.
Diciamo che questa legge bioetica del 1992 cerca di far avanzare la ricerca in termini di libertà, di maggiore libertà, però comunque in Francia esiste questo comitato etico dove il ruolo delle confessioni è particolarmente importante. Okay. Okay. Grazie. Posso aggiungere una cosa? Il Comitato Nazionale Italiano ha sempre avuto circa tra l'80 e il 90% di membri cattolici e anche cattolici molto attenti alla posizione del Magistero, cioè non cattolici laici per intenderci. C'è un membro ebreo che Disegni, il professor Disegni, che è un medico tra l'altro e che è il rabbino capo di Roma, e poi uno, due, tre laici, insomma, in questa misura siamo 36, quindi la maggioranza. Le altre religioni non sono mai state rappresentate. Devo dire che quando io entrai per la prima volta nel comitato nel 1990, scrissi ai rappresentanti delle altre religioni che se volevano li rappresentavo in modo molto fedele, ma non ho avuto nemmeno risposta alla lettera che ho scritto, quindi vuol dire che non desiderano essere. Però mi è venuta in mente una cosa che è successa in Francia, perché la possiamo confrontare con quello che potrebbe succedere in Italia. È una cosa che riguarda l'RU486, la pillola abortiva. Sapete che la pillola abortiva fu messa a punto a seguito degli studi del professor Beaulieu. In Italia è poco noto per questo, molto noto per essere stato fidanzato di Sophia Loren per molto tempo, credo che... Ma in Italia la fama passa attraverso strani pertugi. Credo che la ditta, no anzi chiedo conferma, ma sono quasi certo, la ditta che produceva il farmaco dopo le prime sperimentazioni disse che era pronto per essere utilizzato clinicamente, fu aggredita dai cattolici, i quali dissero: benissimo, voi mettete in commercio questo farmaco spaventoso, orribile, questa brutta cosa che vi siete inventati, e noi vi danneggeremo a tutti i livelli possibili, non utilizzeremo più gli altri farmaci che voi producete. E allora la ditta decise di ritirare il farmaco dal commercio, ma ci fu un intervento del ministro francese della sanità, credo che fosse una donna, mi potrà aiutare lei, e sono passati ormai che disse no, perché da adesso questo farmaco appartiene alle donne francesi. Ve lo immaginate l'intervento di un ministro? Chiedo, ve lo immaginate? No. Noi siamo un paese ancora talmente ingenuo, e questo dipende, ripeto, soprattutto dalla nostra casa. L'ho detto l'altro giorno e forse non avete capito la profondità dell'assunto, che quando è stato eletto l'ultimo Papa, che ha dato questa sensazione di sé, di essere una brava persona, che è scesa a livello dei sofferenti, dei cittadini, dei più poveri, dei più umili, e ha fatto subito dimenticare di aver scritto poco tempo prima che i rapporti tra omosessuali sono l'alito di Satana, c'è stato un entusiasmo generale, un attimo di perplessità, non capivano con chi avevano a che fare. Poi ho cercato di ricordare un momento di altrettanta felicità del paese e non me ne è venuto in mente nessuno, se non quando sapemmo tutti che Mina era rimasta incinta. Io direi che possiamo concludere, non so se il signor Tournemire vuole dire l'ultima parola. C'è ancora una domanda. Ah, c'è ancora una domanda. Va bene, facciamo una domanda. Due. No, una, perché due. Già sono già le 5:30. Una. Una. Prova. Intanto buonasera a tutti voi e grazie per essere qui e per farci queste bellissime lezioni sulla laicità. E purtroppo mi sfugge il nome di colei che sostituisce Pierre Galland, Michel? No. E comunque voglio rivolgerle la domanda, che è questa.
Lei prima ci ha detto che nel Belgio, il suo paese, molti settori sociali, quali la scuola, gli ospedali, eccetera, sono in mano ai cattolici. Nonostante ciò, ci ha anche ricordato come vi sia stato comunque un progresso, ad esempio per l'aborto degli anni 90 e per le unioni tra omosessuali. Vorrei chiedere allora quali partiti... Più lentamente. Ah, scusi. Lei capisce l'italiano, ma non troppo velocemente. Ah. Ok. Italiano lento. Ok, posso riassumere. Semplicemente, com'è possibile che il Belgio, che è un paese, da come lei ci ha raccontato, dove la prevalenza dei settori sociali sono gestiti dai cattolici, sia riuscito a portare avanti delle politiche progressiste e in particolar modo a fare e mettere per legge l'aborto, l'unione tra omosessuali, e come sia possibile che si sia formato un pensiero critico, proprio perché sa, la scuola è il perno della formazione del pensiero. Se mani cattolici, questa è la mia domanda. Oui, eh bien, je peux vous répondre, je l'ai dit, mais très, de manière sans doute pas assez forte. Il est évident que statistiquement et dans ce rapport de force, lo dico, scusate. Comunque l'ho detto un po' così, ma rapidamente nel mio intervento, i cattolici hanno anche alcuni, e soprattutto i movimenti femministi e anche le donne, alcune o parecchie donne cattoliche hanno anche votato quelle leggi che... perché socialmente e politicamente comunque erano i cattolici progressisti del Belgio. È evidente con quel rapporto di forza che alcuni hanno pensato più al progresso sociale che alla religione. Ecco. Dunque, per andare nel tuo senso, va detto che per esempio l'Università Cattolica di Lovanio permette la ricerca sulle cellule staminali e se ne frega di quello che dice la Chiesa, tranquillamente. Il cardinale contrario, loro vanno avanti lo stesso. Dunque c'è una fortissima tendenza dei cattolici a non essere dei cattolici classici all'italiana. Bene, grazie. Bene, io direi di concludere. Grazie a tutti, il prossimo intervento sarà tra 2 minuti nell'aula. Grazie, è stato un piacere sentire. Complimenti per l'Italia. Ma ha capito quello che dice lui? Sì, quando sono vicino a lui, a lei. Scusa, bene, ma in distanza come lì, con la Russia, è peccato perché penso di parlare italiano e di capire, ma lontano, un po'